Grazie Presidente. La Commissione Settima ha concluso l'esame del disegno di legge numero 1264, già approvato dalla Camera dei Deputati, con il quale si propone di introdurre l'insegnamento trasversale dell'educazione civica del primo e nel secondo ciclo di istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. La Commissione propone all'Assemblea di approvare il testo già definito dalla Camera dei Deputati, senza modificazioni, consentendo così auspicabilmente che se ne avvii l'operatività sin dal prossimo anno scolastico. L'esame del disegno di legge è stato svolto dapprima in sede redigente per proseguire poi da ultimo in sede referente, dopo che ne è stata richiesta la rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 36,3 del Regolamento da parte del prescritto numero di senatori. Passando a illustrare i contenuti del disegno di legge numero 1264, segnalo innanzitutto che esso è stato approvato dalla Camera dei Deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative. Dopo aver enunciato i principi all'articolo 1, il testo dispone all'articolo 2 che, a decorrere dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale, come previste dal Decreto Legislativo 2017 numero 62 e dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 numero 122, espressa in decimi. Per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica prevista nel curriculum di istituto, l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue e un'ora a settimana, nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore, gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum, fermo restando che non vi devono essere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del predetto curriculum, utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia. Nel secondo ciclo l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili, nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna classe tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica è individuato un docente coordinatore che ha tra l'altro il compito di formulare la proposta di voto acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti a cui è affidato il medesimo insegnamento. L'articolo 3 affida ad un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica su alcuni temi di riferimento quali Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali, storia della bandiera e dell'inno nazionale, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza digitale, elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro, educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, formazione di base in materia di protezione civile. Si prevede inoltre che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica siano promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. L'articolo 4 pone la conoscenza della Costituzione italiana a base dell'insegnamento dell'educazione civica, sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. L'articolo 5 include l'educazione alla cittadinanza digitale nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e indica quali sono le abilità e le conoscenze digitali essenziali da sviluppare con gradualità in base all'età degli alunni e degli studenti.
In questo quadro si prevede l'istituzione presso il MIUR della consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, convocata almeno ogni 2 anni dal Ministro stesso. Quanto alla composizione, non è previsto un numero fisso di componenti, ma si stabilisce che sia assicurata la presenza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore e che un componente è designato dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La consulta opera in coordinamento con il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 71 del 2017. L'articolo 6 destina alla formazione dei docenti sulle tematiche dell'educazione civica una quota a parte pari a 4 milioni di euro annui dal 2020 delle risorse già stanziate per l'attuazione del Piano Nazionale di Formazione e per la realizzazione delle attività formative. L'articolo 7 stabilisce che la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il patto educativo di corresponsabilità, estendendolo alla scuola primaria, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile. Il medesimo articolo 7 abroga le norme relative alle sanzioni disciplinari sugli alunni della scuola primaria. L'articolo 8 prevede la possibilità di integrare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica con esperienze extrascolastiche e con il mondo del volontariato e del terzo settore, nonché con le amministrazioni locali e i loro organi, mentre l'articolo 9 affida al MIUR la costituzione, senza nuovi oneri, dell'albo delle buone pratiche di educazione civica. L'articolo 10 prevede l'indizione annuale, con decreto del Ministro, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale per ogni ordine e grado di istruzione. Infine l'articolo 11 incarica il Ministro di presentare alle Camere ogni 2 anni una relazione sull'attuazione della legge. L'articolo 12 introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano e l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria. Al disegno di legge sono stati abbinati ulteriori testi sottoscritti dalle diverse forze politiche, di cui si propone l'assorbimento. Si tratta del disegno di legge numero 233 presentato dai senatori Nadia Ginetti e altri, dal disegno di legge numero 303 di iniziativa delle senatrici Boldrini e Messina, dal disegno di legge 610 di iniziativa dei senatori Barbara Floridia ed altri, dal disegno di legge 796 di iniziativa dei senatori Romeo e altri, del disegno di legge 863 di iniziativa dei senatori Simona Valpezzi e altri, nonché del disegno di legge 1031 di iniziativa della senatrice Ronzulli. Grazie Presidente. Grazie, senatore.